non è, è come Donatello, siamo un po' più sfigati. Però non c'è la televisione, questo già. Ma c'è il No, metti in legge questo. Miglior documentario Grizzly Man. Grizzly Man! Documentario Benvenuto! Benvenuto! Contango! Ritira Gianluca Pignataro, direttore marketing in Fandango. Mentre Gianluca Pignataro sta, la direttore Lucherini, siccome la storia, Gianluca Pignataro, so che lei è molto timido, non le chiederò nulla. Ecco il termine. Questo poi volendo, può alzare il microfono di chi? Si può spostare l'altro? Certo, io guardi, faccio tutto, ti pulisco anche dopo. Allora, Pignataro, molto timido, mi dicono. Questo poi se non serve, può anche usare con questi spot. Che bello, una bellissima idea. È vero che la storia comunque è stessa drammatica di un attore che decide di smettere la carriera, no? Ma senza aver insegnato lei, e di andare a vivere con gli orsi che poi lo curano. Ti sentirete di consigliarlo? Vuole fare dei nomi? No, è una storia drammatica, molto bella. Poi dicevo, tante volte, a chi lo consiglierebbe? Povero Tocano. Vabbè, comunque gli stivali da cowboy può andare con gli orsi. Grazie! Il suo tempo è già scaduto, grazie Lucherini, prego, Mannetta. Miglior documentario italiano, prego Mazzenza. E volevo andare a prendere il premio, perché sono un po' lontano. No, adesso chiameremo un balletto e lo terremo qua con noi. Faccia la parte invece telefonica. Allora, miglior documentario italiano consegna il regista Giampaolo Pugno, presidente della giuria documentari. Poi vi spiegheremo che abbiamo avuto tre giurie diverse. Sono tre giurie diverse, giuria Cala, giuria... Lei, Pugno è regista, complimenti, ha fatto un film molto bello che si chiama Salvatore. No, non è la biografia. No, pensavo che era la biografia del regista. No. È molto bravo. Sei molto bravo, ma perché fare una biografia un altro film? No. Ah, guarda, sì. Esattamente. Allora, lei è pronto a consigliare? No, ma infatti io lo sapevo fare. Ma certo, sapevo benissimo. Ho fatto una bambina che poi devo andare a prendere il premio, quindi mi perdoni se mi... Prego, vuole fare una domanda? No, volevo intanto che Giampaolo Pugno leggesse chi ha vinto. Ah, ecco, sì, perché è molto importante, sono molto orgoglioso della vita. Ma mi dico, perché la gente sa che ha una resistenza ormai... Io sono un italiano, il mio paese, Italia. Daniele Vicari! Vicari, ci vuol dire lui. Pugno, è vero che sta preparando un nuovo film con Raul Bova? No, sì, ma... Vito Gian Vicari? Vicari, grandissimo regista che io stimo molto. Me l'ha fatto conoscere, Valerio Mazzandrea. Magari, perché... scusa, presidente della giuria. Vicari, fotografi? Fa capire il documentario, è straordinario, è molto bello come anche gli altri documentari italiani, però è stata premiata, ci fa capire purtroppo come l'Italia è cambiata poco. È cambiata l'Italia una settimana rispetto fa. No, è cambiata poco rispetto al viaggio. Perché... No, veramente complimenti. Tra l'altro devo dire una cosa seria per chiudere, che comunque il documentario è importantissimo, è stata una grande cosa. Oltre naturalmente a goderselo poi in DVD è diventato... Se viene distribuito a mandarselo. Questa è polemica? Fa tutto bene, Fa tutto bene, siamo tutti felici. Grazie! Grazie a voi. Vorrei solo ringraziare... No, devi fare il lavoro tu, di premiare. Vorrei solo ringraziare, diciamo, a parte tutto il gruppo di lavoro che ha reso possibile la realizzazione di questo film. In questa sede è doveroso ringraziare il distributore, diciamo, l'editore, scusate, del film, che è Rizzoli, e il produttore, che è Gregorio Paonessa. Gregorio Paonessa, ringraziamo. Perché
bisogna avere comunque, non si butti così, magari dai, non sono le scale, perché non vediamo nulla. Faccio la foto col discopolo. Sì.